Questa è World News Sport 24, lunedì sport, con Mimmo Siena. Sono immagini che hanno fatto la storia, da ieri sera esattamente, da 24 ore, Cerignola, in provincia di Foggia, la squadra di calcio dell'Audace, che ha fatto un'impresa storica, battere nel derby della Lega Pro, primo campionato professionista con cui partecipa, il Foggia con il punteggio di 3-2, gara a porte chiuse. Questa è la emozione dei tifosi ieri pomeriggio allo stadio. Emozioni intense, meravigliose, che hanno colpito tutta la squadra, dai giocatori al tecnico, alle presenze, al presidente delle sodalizie, Gianlo Pietro Nicola Greco, una pagina di storia da molti pubblicare, ma soprattutto perché Cerignola è diventata la rivelazione di questo campionato. Buonasera a tutti voi, ben ritrovati con Lunedì Sport, il nostro consueto appuntamento di inizio settimana della redazione Sport di World News Web 24, che vi ha raccontato e vi racconta in questi giorni e soprattutto in questo weekend davvero delle emozioni che ci hanno dato davvero la pelle d'oca e soprattutto ed anche la voglia di raccontarvi nella miglior maniera possibile. Occhi lucidi, come avete visto ieri, tutta Cerignola Sportiva ha esultato per questo straordinario risultato prestigioso ottenuto dalla squadra di calcio dell'Audace Cerignola, del presidente Nicola Greco, tra l'altro al suo primo campionato professionistico dopo 85 anni, una promozione arrivata vincendo letteralmente il campionato di Serie D della passata stagione, e adesso si trova lì in quelle zone di classifica che ci piacciono e le andiamo anche a vedere con l'aiuto anche della nostra regia, che le andiamo subito a vedere se... Eccole qui. Eccoci qui. Lo vedete, l'Audace Cerignola si trova a ridosso delle prime con 20 punti, punto di 5 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. In realtà i punti potevano essere di più se non fosse state, andiamo a tutto schermo, se non fosse stato per alcune partite che sostanzialmente i punti sono stati persi per strada, così come aveva detto qualche settimana fa il presidente del sodalizio gialloblu Nicola Greco. Davvero una classifica importante, maestosa sotto tutti i punti di vista, perché mai era successo che la squadra opaldina arrivasse ad un risultato di notevole prestigio. Noi naturalmente il nostro format, lo sapete, il lunedì prevede le sintesi di tutte le gare che seguiamo, ma inevitabilmente la nostra prima pagina di oggi non poteva che essere dedicata a questo evento, e a questo punto anche con l'aiuto della nostra regia potremmo anche tornare a rivedere queste immagini che ci fanno davvero bene, che ci fanno davvero emozionare ancora una volta. Vedete i giocatori che erano arrivati ieri pomeriggio con la 18 allo stadio Monterischi per avere l'abbraccio della propria tifoseria. È stato un momento abbastanza commovente ed intenso, e mi preannunciamo che noi tra pochissimo saremo in grado di collegarci con il direttore sportivo dell'Audace Cerignola, Elio Di Toro, e per questo dobbiamo ringraziare l'ufficio stampa dell'Audace Cerignola nella persona di Francesco Zaccaria, che ci ha dato questa opportunità. Quindi noi tra pochissimo, appena la nostra regia sarà pronta, ci collegheremo con il direttore sportivo dell'Audace Cerignola, Elio Di Toro, non appena ovviamente il collegamento sarà attivo.
vivo, stiamo riprendendo insieme ancora una volta con voi queste splendide immagini che ci vanno davvero bene per una squadra che veramente meritava di arrivare a questo importante traguardo. Intanto vediamo se dalla regia ci dicono che se Elio Di Toro è già collegato con noi, altrimenti noi in attesa di aspettarlo andiamo subito a vedere anche quelli che sono stati i numeri della giornata di ieri con i risultati. Eccoli qui, li vedete: Vicerno Avellino 2-0, Catanzaro Gelbison 3-0, Pidelissandia Monterosi 1-0, a Foggia Audace Cerignola batte Foggia 3-2, poi Giuliano Monopoli 2-1, Latina Juve Stabia 0-0, poi Messina Potenza 1-1, a Viterbo Crotone batte Viterbese 3-1 e Brancavilla Taranto 3-0. Ricordiamo che il turno si chiude questa sera con il posticipo tra Turris e Pescara. Dunque stiamo aspettando da un momento all'altro che Elio Di Toro possa essere in collegamento con noi. Elio, noi siamo già collegati, puoi entrare in diretta gentilmente? Allora, questa è la comunicazione che abbiamo lasciato a Elio Di Toro, che tra poco lo vedrete in collegamento diretto con noi. Abbiamo visto i nomi, abbiamo visto la classifica, una bella classifica che il popolo giallo-blu certamente non si aspettava, e non è un torto dire che l'Audace Cerignola è la vera rivelazione di questo primo scorcio di campionato. Senza dubbio un qualcosa che ci fa stare bene e soprattutto in armonia. Allora, in attesa che Elio Di Toro si colleghi con noi nel corso di lunedì sport, lo avevamo preannunciato, noi intanto facciamo appunto partire la sintesi dedicata a Foggia Audace Cerignola 3-2 per la formazione gialloblu. Un'impresa storica per il calcio vantino, e per la prima volta in uno storico campionato professionistico l'Audace Cerignola vince a porte chiuse il derby contro il Foggia allo Zaccaria in rimonta per 3-2. I gialloblu ospiti portano subito la prima palla gol di giornata con Ashik e il pallone fuori di poco. Replicano subito i rossoneri locali con Petterman che si fa ipnotizzare da Saracco. Al 17esimo oggi è in vantaggio direttamente da calcio d'angolo la firma di Costa con leggera deviazione giallo-blu. L'Audace non si perde d'animo e sfiora il pari due volte, prima con Malcore e poi con Tascone. Nella ripresa Malcore sfiora l'1-1 di un niente. Al 7° arriva la doccia gelata del raddoppio rossonero, la firma è di Pedalta dopo una combinazione con un compagno di spada che sfrutta appieno il cross. A quel punto comincia la svolta dell'Audace Cerignola. Prima l'accorciamento delle distanze, 1-2 al 12esimo, Malcore per perfetto lancio per Luca Russo che si vede respingere il tiro dal portiere rossonero e poi segna. Al 27esimo arriva l'isperato pari ad opera di Re Leone Malcore, ben servito da Tascone, la mette dentro. Il Foggia ha paura e teme i rivali che a 10 minuti dalla fine realizzano il capolavoro. A Schick dalla sinistra per Neglia, stop di petto ed in girata in sacca per il definitivo 3-2 finale. Questa grande in campo e poi a Cerignola, dove la squadra è stata ricevuta dall'abbraccio dei tifosi al Monterisi. Prossimo impegno il 27 novembre nell'insolito orario di mezzogiorno contro la Viterbese KO 3-1 dal Crotone. E allora, questa dunque è la sintesi di Audace Cerignola Foggia 3-2. Intanto rimaniamo sempre nell'attesa, speriamo tra qualche minuto di avere Elio Di Toro, direttore sportivo dell'Audace Cerignola, in collegamento diretto con noi. Stiamo aspettando.
visto che l'appuntamento era alle 18, sono già le 18 e 4 minuti, quindi auguriamoci che il collegamento possa essere attivato in tempi decisamente brevi. Noi intanto andiamo avanti con il racconto e soprattutto con l'emozione di Salvatore Neja, l'autore del terzo gol che ha consentito alla formazione gialloblu di ottenere questa storica vittoria. Sì, mi fa piacere che siamo riusciti a portare a casa un risultato così importante, ma comunque il fatto che siamo riusciti a recuperare il risultato è frutto di un impegno collettivo, perché poi recuperare il 2-0 non è affatto semplice, poi addirittura portarla a casa è qualcosa di eccezionale, soprattutto in un stadio importante come questo. Siamo contenti, felici di aver fatto una prestazione importante, ora però non ci deve distogliere perché comunque il cammino è molto lungo e con umiltà dobbiamo andare avanti. Bene, queste le parole di Salvatore Neja, che è stato praticamente il protagonista insieme a Re Leone Malcore ed a Luca Russo di questa straordinaria cavalcata gialloblu domenica al Pino Zaccaria di Foggia. Tra l'altro vi diciamo che per quanto riguarda le reazioni rossonere, il tecnico ha ammesso che non è stata una bella partita, ci si aspettava di più da Foggia, ma che evidentemente in questo senso bisognerà capire come i rossoneri riusciranno a reagire. Adesso andiamo a sentire le parole di Michele Pazienza, tecnico dell'Audace Cittadina, pronti naturalmente ad interrompere qualora arrivasse il collegamento con Elio Di Toro, direttore sportivo dell'Audace Cerignola, che tra poco speriamo dovrebbe essere in collegamento con noi. Sentiamo intanto Michele Pazienza. Come si fa? Se si va a vedere quelle che sono le caratteristiche, quello che è il carattere di questa squadra, è facile, abbastanza facile rispondere. Questa squadra non molla mai, questa squadra ci crede fino alla fine, ci crede anche nei momenti di sconforto, nei momenti più difficili. E oggi, insomma, andare in doppio svantaggio, secondo me, in maniera non meritata. E riprendere una partita in uno stadio, anche se vuoto, ma comunque uno stadio imponente, uno stadio importante, contro un avversario con blasone e contro una squadra con un valore importante, vuol dire che questi ragazzi hanno veramente carattere, hanno veramente voglia di emergere, hanno voglia di fare cose, insomma, importanti passo per passo, però hanno voglia, insomma, di non stare lì a vedere cosa succede, ma vogliono determinare, vogliono dare un messaggio chiaro anche alla città, che teneva tantissimo a questa partita. Lo hanno mostrato anche nel pre-gara, venendoci a salutare prima davanti al pullman. E quindi questa cosa qui ci fa sentire gratificata e ci fa sentire bene, perché alla fine chi fa questo lavoro vive di questo. E oggi andiamo tutti a casa davvero pieni di gioia e di gratificazione. Bene, queste anche le parole le avete sentite di Michele Pazienza, tecnico dell'Audace Cerignola. Noi siamo sempre in attesa di avere il collegamento con Elio Di Toro, direttore sportivo dell'Audace Cerignola, che dovrebbe essere collegato con noi, speriamo a breve, anche perché non abbiamo molto tempo per questo appuntamento con Lunedì Sport. Quindi noi intanto andiamo avanti comunque nella scaletta, perché qualora dovesse arrivare il collegamento, ripeto, lo interromperemo. È stata una giornata caratterizzata non solo dalla bella vittoria calcistica, ma anche per quanto riguarda la pallavolo serie B2 femminile con l'Audace, scusate, con la pallavolo Cerignola, che ha vinto il derby contro la Fenice Libera Virtus per 3-0, e ora gongola e si trova verso le prime posizioni della classifica. Una bella partita in campo e sugli spalti per il derby pallavolo Cerignola Fenice Libera Virtus per la settima giornata della Serie B2 di volley femminile. Il successo finale vale le pantere allenate da Michele Valentino per 3-0. L'atmosfera nel Palasport Nando Di Leo è stata di grande festa ed entusiasmo, con le due tifoserie che si sono rispettate reciprocamente.
nessuno spottò ha trovato la gara, che sul campo ha visto contrapposte due formazioni con stato d'animo diverse. Nel primo set la fenice leader ha virtuoso fatica tanto a restare sul pezzo, mentre le padroni di casa fucsia macinano punti senza soluzione di continuità. Matrullo sulla sinistra, Nobbia sul fronte destro, senza dimenticare Altomonte e Lussana. Primo set 25-19 per la pallavolo cilignola. Nel secondo set, bella battaglia, punto su punto da entrambe le parti. La fenice leader Virtuoso gioca come sa fare e trova il tempo di portarsi in vantaggio nella fase finale, rintuzzata dalle Pantere. Battaglia fino al 21 pari, poi le locali chiudono il secondo set 25-21. Terzo set senza troppa storia, gli avversari che alzano bandiera bianca troppo presto. Il punto decisivo di Capitan Altomonte chiude la gara 25-16. Per la fenice libera Virtuoso sconfitta numero 6 dolorosa. Il silenzio stampa viene mantenuto anche in questo weekend. Tra l'altro sul sito ufficiale Facebook annunciano delle novità. Urge una soluzione per le virtussine, un buon collettivo certo, ma con troppe difficoltà di costruzione nel gioco e tanti troppi errori che ne danificano l'operato di Michele Drago. Per la pallavolo cerignola non è più vietato sognare, con un pensiero legittimo verso le zone alte della classifica. Per le Pantere, prossimo weekend in trasferta a Fasano, felice libera Virtus a Francavilla per cercare di uscire dalla crisi di gioco e risultati. E allora andiamo a sentire anche le sensazioni post partita di pallavolo cerignola felice libera Virtus, però ci andiamo dopo perché finalmente ci ha raggiunto e lo ringraziamo di essere con noi in diretta, lo vedete, il direttore sportivo dell'Audace Cerignola, Elio Di Toro. Elio, buonasera. Buonasera a tutti. Ciao Elio, ben trovato. Allora, finalmente una bella impresa compiuta ieri e siete la rivelazione del torneo, almeno in questo primo scorcio di campionato, possiamo dire così? Direi che la vittoria di ieri sicuramente è stata una vittoria che ha dato comunque tanta soddisfazione, tanto orgoglio, e credo che sia palese anche come sia stata vissuta anche dalla città, dai nostri tifosi che purtroppo non sono potuti essere presenti, e per cui oggi è chiaro che questa vittoria ci porta in una posizione di classifica bella, e con tutte le prestazioni belle che abbiamo fatto fino ad oggi sicuramente c'è da essere orgogliosi di quello che si sta facendo. Senti Elio, dell'abbraccio ieri della tifoseria al Monterisi, per voi è stata una sorpresa? Ma allora, già dall'anno scorso i nostri tifosi ci hanno accompagnato in quello che è stato quel percorso vincente, ma del resto da quando sono a Cerignola sono sempre stati vicini, calorosi, devo dire anche maturi in certi momenti del campionato, ed è chiaro che poi la soddisfazione di aver conseguito una vittoria così storica, così bella anche per come è avvenuta, ha dato tante emozioni, ed è stato secondo me naturale che questa accoglienza sia stata sia per i tifosi stessi che per la squadra un qualcosa che resterà per sempre nella mente di ognuno di noi. Senti Elio, qualche settimana fa il tuo presidente Nicola Greco, insomma, dopo essere stati a una premiazione al comune, ha detto sì, siamo contenti per come sta andando, però abbiamo perso qualche punto lì. Sì, ma i campionati sono talmente equilibrati e complicati che tante volte ti dà, tante volte ti toglie. Sicuramente c'è rammarico per qualche punto perso, ma c'è anche soddisfazione di aver conseguito anche qualche punto anche insperato, e tante volte la concentrazione di quella che è la nostra, il nostro lavoro, il nostro percorso è di capire se la squadra produce, se la squadra cresce, se c'è un'identità precisa, e solo attraverso queste dinamiche, queste peculiarità puoi dare la continuità dei risultati e sperare di conseguire una classifica sempre migliore. Detto ciò, io credo che più che pensare a punti persi o punti guadagnati, penso a quello che sta facendo la squadra come prestazioni e come
come crescita collettiva. Ecco, questo è quello che oggi è evidente. Noi dobbiamo continuare giorno dopo giorno a raggiungere un livello sempre più importante attraverso queste prestazioni. Senti Elio, tra le tante cose belle che si sono viste domenica, forse l'unica nota stonata è quello di vedere lo Zaccheria a porte chiuse. Forse è stato anche un danno anche per voi. Io, come ho detto in settimana, non sono stato d'accordo con questo tipo di. Non ho condiviso, diciamo, questa decisione, perché è stata la decisione più comoda per tutti. Sarebbe potuto essere, se, poteva essere un giorno di festa per tutta la provincia, per tutti i tifosi del Cerignola, del Foggia, perché comunque un derby in Lega Pro, tra due squadre della stessa provincia, sicuramente avrebbe dato lustro e anche orgoglio a un territorio che fa parlare a volte di sé per cose non belle, e poteva essere una giornata invece di riscatto per tutti quanti. Un'ultima domanda, Elio, poi ti lascio. Prossima domenica, insolito orario di mezzogiorno per voi al Monterisi contro la Viterbese. Come te l'aspetti? Partita dura, difficile, ostica. Dobbiamo essere pronti per poter combattere, perché non cambia nulla. Questa vittoria ci serve per alzare sicuramente l'autostima, ma di certo non possiamo, come dire, abbassare la guardia. Dobbiamo mantenere alto la concentrazione. Ogni partita ha la sua storia. Bisogna prepararsi bene con umiltà, non fare tanti voli pindarici, ma essere convinti di quello che siamo, perché abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti. Benissimo, allora con questa nota positiva, soprattutto con un entusiasmo che evidentemente travalica, come si può dire, i sentimenti veri di una squadra, di una tifoseria, di una città, allora speriamo che vada bene ancora di più questo proseguo di campionato per voi, Elio. Sì, ci fa piacere dell'entusiasmo, ci fa piacere del sostegno, su questo nulla da dire mai, perché effettivamente c'è sempre stato. Io quello che vorrei che ci fosse sempre e comunque fiducia e soprattutto grande concentrazione per ogni gara, per ogni cosa che si faccia, perché non ci possiamo permettere di abbassare veramente questo tipo di aspetto psicologico. Abbiamo bisogno di lottare, di essere determinati, di sacrificarci sempre, perché sono la base di ogni risultato. Perfetto, grazie ad Elio Di Toro per essere stato ospite di Lunedì Sport. In bocca al lupo, a presto! Grazie dell'invito, un saluto a tutti, grazie. Benissimo, grazie a Elio Di Toro, direttore sportivo dell'Audace Cerignola. Dunque, dobbiamo completare ancora Lunedì Sport il quadro relativo a Pallavolo Cerignola, Fenice Libera Virtus. Era in stand-by e la mandiamo subito. Il contatto e quello che ci ha detto la capitana delle Uxia, Margherita Tomonte. Margherita Tomonte, capitano della Pallavolo Cerignola, splendida vittoria nel derby contro la Fenice Libera Virtus, un 3-0 significativo ed importante. Sì, questo 3-0, allora innanzitutto io devo, come dire, citare in primo luogo quello che è stato il palazzetto oggi. Il palazzetto è stato bellissimo perché da entrambi i lati c'era una tifoseria che non si è la squadra, quindi io devo davvero complimentarmi per quello che si è fatto. Ovviamente sono contenta perché la partita l'abbiamo vinta noi, era importante per noi, per il nostro umore, per capire che comunque possiamo fare bene in questo campionato, però dobbiamo lavorare subito. Tra l'altro, comunque, la Fenice Libera Virtus sembrava che nel secondo set si stesse per riavvicinare. Certo, loro sono assolutamente una buona squadra, loro sono una squadra giovane, quindi sicuramente hanno pagato l'età, hanno commesso qualche errore in più rispetto a noi, però io credo che sia una squadra che sicuramente farà bene in questo campionato e quest'anno, insomma. Qualche giorno di riposo e poi si ritorna di nuovo in palestra per una trasferta insidiosa. Beh, sì, Fasano è sicuramente una squadra molto molto forte, molto attrezzata per il salto di qualità. Noi giochiamo fuori casa, quindi noi dobbiamo andare lì e giocare la nostra partita senza nessun tipo di timore. Tutto ciò che viene è sicuramente guadagnato. Grazie.
Bene, con questo noi siamo arrivati al termine di questa edizione di Lunedì Sport. Vi ringraziamo come sempre di essere stati in nostra compagnia. L'informazione ritorna come sempre questa sera con Dentro la Notizia. A tutti l'augurio di una buona serata. A più tardi. I servizi, le notizie e le edizioni dei TG sui canali social Facebook, YouTube, Twitter. Questa è World News Web 24 TV.